Ciao, ben trovato sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. E ben trovati in questo mio nuovo video. Come spesso accade nei miei video, parlerò di relazioni tossiche, amori malati, con narcisisti patologici, borderline oppure psicopatici. Io, per correttezza, premetto sempre di non essere né uno psichiatra né uno psicologo. Sono un giornalista, regolarmente iscritto all'albo, che però, ahimè, ho attraversato alcune relazioni tossiche. Ho fatto il mio percorso virtuoso e ne sono uscito bene. In questi anni ho studiato libri scritti da luminari internazionali come Otto Kernberg oppure Sigmund Freud. Ho guardato numerosi video tenuti da psichiatri e psicologi, anche italiani, esperti in relazioni tossiche. La cosa più importante, ho partecipato a gruppi e seminari di persone che, come me, sono state vittime di amori malati. Ho ascoltato molti racconti e ho metabolizzato alcuni concetti che voglio esporre in questi video. Il titolo del video di oggi è Il bastone e la carota del narcisista. Allora, intanto apro una parentesi, ti voglio dire che se mi vuoi scrivere una mail chiedendomi un parere in merito alla tua relazione, puoi farlo. Qua sotto c'è un indirizzo mail, tu me la invii e io appena posso ti risponderò molto volentieri. Chiusa parentesi. Il bastone e la carota del narcisista. Ti voglio leggere un articolo in merito appunto a questa frase, il significato di questa frase. Usare il bastone nella carota è una metafora che riconosciamo subito. Indica l'alternanza di metodi di persuasione, maniere forti con minacce e punizioni da una parte, alternata a maniere dolci con lusinghe e premi. Una politica del bastone della carota, ad esempio, coniuga imposizione e ricerca del consenso. Si dice che questo tipo di, diciamo, frase abbia un'origine inglese. Detto questo, voglio accentrare la mia attenzione sul discorso narcisistico. Il narcisista patologico usa spesso questo bastone e la carota, cioè che poi possiamo anche chiamare trattamento caldo e freddo, un giorno è dolce, un giorno è aspro. La cosa brutta però dell'usare questo bastone e carota è quanto il narcisista riesce a premere sulla vittima affinché lei alzi l'asticella. I narcisisti patologici, ricorda, hanno sempre degli obiettivi sociali, economici, soprattutto economici, ma anche sessuali. Quando vede che la vittima non fa ciò che lui dice, utilizza il bastone e la carota. La cosa, tra virgolette, tragica di questa cosa è che per raggiungere la carota, nel senso che se la vogliamo vedere da altri punti di vista, la carota può essere anche vista come un premio. Ricorda che una vittima di narcisista patologico è stata drogata emotivamente nel love bombing attraverso la dopamina, cioè il narcisista patologico si è rivelato una persona molto carina, dolce, passionale nel love bombing, la vittima si è innamorata. E farebbe di tutto per far tornare quella persona dolce e gentile come era prima. Essendo una codipendente, la vittima si prende le colpe, ha dei dubbi, ma sarò stato io a sbagliare? Avrò fatto qualcosa di male? La risposta è no. Il narcisista patologico, ricordati che di dubbi non ne ha. Ha una strategia ben precisa, cioè ottenere dei vantaggi da te, cioè dalla vittima. Non so se sei tu o una persona che conosci. La vittima, una volta che si sente all'interno di questa droga emotiva, ha proprio crisi d'astinenza. Quindi lui gli fa vedere la carota, cioè significa gli fa vedere una cosa dolce e piacevole, magari un giorno, per poi tornare ad essere aspro e alzare l'asticella affinché lei faccia di tutto un'altra volta per raggiungere il suo premio, sia la carota. Quindi la frase usare bastone e la carota ha una duplice valenza. La prima valenza è il classico trattamento caldo e freddo, cioè un giorno è dolce, un giorno è carino. Ed è fatto per far alzare l'asticella, infatti questo è il secondo modo per cui si può vedere la frase, il bastone e la carota, dove la carota è il premio per la preda, per la vittima. Quindi la vittima corre, corre, infatti c'è una bellissima immagine dove c'è questo mulo con sopra questo demone, che gli mostra attraverso una canna da pesca, gli fa penzolare davanti una carotina, lui correndo non riesce mai a raggiungerla. È una metafora di come la vittima
con un narcisista patologico. Lei farebbe di tutto per farlo tornare a quello di prima, ma purtroppo non ci riesce. E quindi questa carota, questo premio, è solo momentaneo, eventualmente. Se no addirittura sparisce del tutto. E quando sparisce del tutto, purtroppo la vittima cade in una profonda depressione. Questo è importante ed è per questo che sarebbe fondamentale riconoscere i narcisisti patologici già dal love bombing. Ci sono segnali molto precisi da seguire e secondo me non sbagli. Ricorda che un narcisista patologico lo sentirà anche nel love bombing parlare male degli altri, criticare, essere invidioso, essere competitivo, essere una persona bugiarda, essere una persona che fuori dalla relazione ha un senso grandioso del sé, ad esempio parlerà delle sue mire, delle sue ambizioni spropositate. Si autocelebrerà in maniera importante, dirà che lui è il migliore. Insomma, ci sono delle caratteristiche molto precise, quindi stai attento e cerca di riconoscerlo già dal love bombing. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici. Ricorda il motto: l'empatia diverrà la tua magia. In un mondo sempre più egocentrico e quindi narcisistico, persone empatiche, cioè che si sanno immedesimare nelle problematiche altrui, negli stati d'animo altrui, sono davvero molto preziose. Tutto qua. Se ti è piaciuto il video, clicca i like e clicca la campanellina per seguire i miei aggiornamenti. Ciao da Stefano.